Carissimi fratelli, contemplando e camminando la passione del Signore in questo Venerdì Santo, ascoltiamo la parola. Dal libro del profeta Isaia. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da allora il discepolo la accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo accanto a te, ti ha detto: «Ecco tuo figlio». Così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha detto: «Ecco tua madre». Madre, desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita e nella nostra storia. In quest'ora l'umanità sfinita e stravolta sta sotto la croce con te. A te dunque consacriamo l'avvenire dell'intera famiglia umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo. Attraverso di te si riversi sulla terra la divina misericordia e il dolce battito della pace torni a scandire le nostre giornate. Maria, donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l'armonia di Dio, disetta l'aridità del nostro cuore. Tu che sei di speranza fontana vivace, hai tessuto l'umanità, Gesù, fa di noi degli artigiani di comunione. Hai camminato sulle nostre strade, per favore guidaci sui sentieri della pace. Ecco, fratelli, questa croce ancora sta vuota, ancora non ha sperimentato la presenza del Salvatore. Che possiamo dire? Oh Santa Croce, oh Santa Croce che hai caricato il Salvatore. Ancora il Signore sta sperimentando questo. Come dice il profeta Isaia, in questo cantico, no? Era così distrutto, così flagellato, così maltrattato, così ferito, che chi lo vedeva girava il volto perché non aveva la somiglianza di un uomo. Ha caricato i nostri peccati, le nostre colpe. E questa non è una poesia, non è un canto, è una realtà.
perché noi potessimo essere liberi, felici. E questa è la strada, no? E la sofferenza fino alla morte, che fino a questo momento sembrava una punizione, sembrava un orrore, diventa gloria. Ecco perché noi cristiani non solo preghiamo per i nostri defunti, se non preghiamo per noi, per avere una buona morte, per avere una morte in grazia, perché il nostro volare al cielo possa essere nel momento di fare la volontà di Dio, come l'ha fatto il Signore. L'ha fatto il Signore, ha insegnato, ma più con le parole, con i fatti, che la bellezza, la felicità è fare la volontà del Padre. Ecco perché Lui si è donato per amore. Questa è la prova dell'amore. La prova dell'amore è questa: sperimentare la sofferenza, che la sofferenza non ti può togliere la vita, tutto il contrario, la sofferenza ti porta alla vera vita. Che il Signore possa continuare a farsi presente nella nostra storia, che continui, no? a guidarci in questa strada della croce, la scala della salvezza. È un mistero quello che è successo. Gli apostoli si sono scappati, ma Maria, la Madonna, la madre del Salvatore, è quella che è rimasta ai piedi della croce, è quella che è rimasta lì, sperimentando l'orrore che ha fatto la umanità, gli uomini, ma sperimentando l'amore che poteva dire questa mamma: mio figlio, quanto amore tiene, quanto grande è il suo amore. E i suoi fratelli, i suoi fratellini, come non capiscono questo amore. Entriamo in questo Venerdì Santo con gioia, dalla mano di Maria, camminiamo con lei, lei ci aiuta a salire sulla croce. Buon Venerdì Santo di conversione. Il Signore si è fatto obbediente fino alla morte, e una morte